mi sento di dirvi grazie a tutti voi, un ringraziamento all'onorevole Tassone, all'assessore Trematerra per la presenza qui a Cassano, ma un grazie a tutti voi per il grande affetto che state dimostrando a me questa sera e un grazie per aver innanzitutto sposato insieme a me questo progetto politico e per aver saputo in questi giorni, in questa campagna elettorale, aver saputo trasformare in punti di forza anche quelli che sono i miei limiti umani. Ebbene cari amici, per aver anche sposato questo progetto politico che sancisce in questa campagna elettorale quella che è la nascita della casa dei moderati e degli uomini e donne di buona volontà. Ebbene, nei vostri volti, cari amici, nei volti di tutti voi, io vedo quello che la nostra città ha bisogno e che in dignitoso silenzio si aspetta da noi: onestà, progettualità e concretezza. Ebbene, cari amici, questi sono alcuni valori, i valori che noi abbiamo saputo trasformare in azione amministrativa dal 2004 a oggi, quando dal 2004 a oggi abbiamo operato con grande senso di responsabilità, offrendo a questa comunità una forte stabilità politica amministrativa, che hanno fatto dimenticare i tempi in cui in questa città la politica e le campagne elettorali venivano usate come clava per dividere e per colpire i vinti. Ebbene cari amici, noi ci presentiamo a voi con un consuntivo ricco di obiettivi raggiunti in questi anni. Ci presentiamo a voi avendo lavorato dal 2004 raggiungendo straordinari obiettivi: la chiusura del dissesto economico e finanziario, aver riattivato quella che è la politica delle opere pubbliche non gravando sul bilancio del nostro comune così come è avvenuto nel passato. Bene cari amici, questi obiettivi li abbiamo raggiunto con una politica amministrativa che ha guardato a questa città, che ha cercato di far dimenticare a questa città i periodi in cui in questa comunità c'era solo l'obiettivo di indebitare sempre di più il nostro comune. In questa campagna elettorale, cari amici, noi preferiamo andare nelle piazze, nelle case, nei quartieri di questa città presentando quelli che sono i nostri progetti e il nostro programma elettorale. Avremmo preferito che i nostri avversari politici si confrontassero con noi parlando di come vogliono amministrare questa nostra città. Invece, ancora una volta, specialmente dalla coalizione di centro-sinistra, loro preferiscono gli attacchi personali e la denigrazione dell'avversario. Il sottoscritto, cari amici, molti anni ha rappresentato una categoria produttiva in questa nostra comunità, ha guidato il nostro partito dal 2004 come consigliere comunale e dal 2009 ho svolto il ruolo di assessore, di vice sindaco e negli ultimi mesi di sindaco facente funzioni. Io ho chiesto i voti agli elettori, ho chiesto ed ho avuto i consensi, ma ho sempre insieme a loro mi sono sempre posto offrendo quella che è la mia collaborazione. E invece, cari amici, c'è che in questa campagna elettorale mi ha definito come un sindaco telecomandato o, per bontà loro, sarei soltanto un prestanome. Forse questi amici del centrosinistra dimenticano che nelle campagne elettorali e fino a pochi giorni fa, specialmente nelle competizioni del 98 e del 2004, il loro attuale candidato a sindaco proprio da loro veniva definito come alfiere del disastro economico e finanziario in questa nostra comunità, mentre oggi si presenta alla nostra comunità come colui che vuole far risorgere questa città.
non ci riusciranno, cari amici. Io mi chiedo, avevano ragione ieri oppure hanno ragione oggi? A noi questo non interessa, noi andremo avanti per la nostra strada. Stanno tentando di dipingersi il loro volto con i colori del cambiamento e del rinnovamento e vogliono ingannare i nostri giovani facendo false promesse, facendo promesse che possono garantire